Ciao signora Lidia Menapace, sono molto contenta. Ma cosa hai fatto al braccio? Ma è successo che sono scivolata su un pavimento troppo lustro Sono e sono piacere. cascata. Avevo paura di cascare di testa e rimanere secca, pulita ma secca, allora mi sono buttata E di dove è fianco. avvenuto questo? Sotto i portici di Bolzano, perché a Bolzano anche i portici lustrano, Troppo troppo puliti. puliti, assolutamente, sono d'accordo. Allora siamo contentissimi di vederti comunque a Crema nonostante il braccio. Per la nona edizione del premio Adelmi. Fin dalla prima volta mi ha interessato moltissimo, intanto la figura dell'Anna Adelmi di per sé, anche l'oggetto, l'argomento era importante. E poi questa maniera di rappresentare la scuola, non in una forma, diciamo, accademica, ma in una forma vivente, con grandi mutamenti interni. La cosa mi aveva interessato così tanto che sono tornata sempre molto volentieri, trovando un continuo Ecco, era quello miglioramento. che volevo chiederti. Rispetto alle prime edizioni, ti è sembrato migliorato? Sì, c'è un Sì, cambiamento più che migliorato, sicuramente. cambiamento. Sì, c'è un cambiamento, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze, sia da parte degli e delle insegnanti, da tutte e due. In particolare le e gli insegnanti, in quest'ultima edizione che ho trovato veramente eccellente, sembrano più direttamente coinvolti, anche più professionalmente coinvolti, invece di essere i bravi insegnanti che assistono con orgoglio e anche con benevolenza alle prove, alle performance dei loro allievi, sono delle persone che nella scuola pensano di poter fare anche questa esperienza di Certo. introdurre molti nuovi linguaggi, che è la cosa principale del premio Adelmi, secondo me. Certo. E allora il tema di quest'anno del Premio Adelmi è la donna e la maternità. E direi, siccome ho partecipato anch'io in qualità di così un po' coordinatrice dei lavori, e che mi ha stupito tantissimo di come casualmente i lavori presentati sono andati come a completare l'uno l'altro. Sì, è vero, È sembrato anche a te. anch'io ho fatto questa esperienza, tanto che mi sono proprio detta che l'idea originaria di non fare premi, graduatorie, eccetera, si verifica quest'anno per verissimo, perché non sarebbe nemmeno possibile farne, dal momento che ci sono vari argomenti, ciascuno autonomo, che rappresentano la complessità del reale e una complessità non riducibile. Mantenerla come complessità Certo, tenerla e così com'è. governare la complessità è la forma più avanzata possibile di democrazia oggi e no, non praticata ancora da nessuna parte. E puntando l'attenzione sui ragazzi, le allieve e gli allievi che hanno partecipato tutti, come ti sono sembrati? Dunque, c'è una cosa, varie cose singolari. Uno, che c'è un evidente, come dire, predominio quantitativo e anche qualitativo, perlomeno una presa di coscienza e di potere della scena delle ragazze. E è la prima volta che io non vedo, non sento ragazzi che mugugnano, che fischiano, che protestano. Cioè sembra esserci, almeno in quelle classi che abbiamo visto, un rapporto, non dico pacificato, ma di reciproco riconoscimento. Più Qua educato, più corretto. sì. Più come se fosse una cosa che è giusta, ecco, in qualche modo. La presenza delle ragazze nelle scuole è oramai di maggioranza ovunque, perché le ragazze sono di più nella società, quindi anche nella scuola, e questo comincia a essere, non dico accettato, è una cosa così, insomma, ci fai i conti come fai i conti con qualsiasi altra cosa, ecco. Certo. E come ti sembra che potranno essere le prospettive di Questo vita per questi ragazzi? non lo so e non si può nemmeno lasciarle andare alla propria spontaneità, bisognerebbe farci su un ragionamento. Allora, gli elementi che per quanto ho osservato, io metterei dentro questa fase di osservazione e di riflessione, sono che intorno alla maternità abbiamo visto una certa esaltazione, un po' la mamma e tutto, insomma così, e Medea. Quindi Certo. proprio questi due estremi, Un abisso. che tutti e due rappresentati molto bene. E in mezzo però
una mediazione possibile, nel senso buono della parola, dopo mediazione, perché sono anche state molte le ragazze e i ragazzi che hanno poi detto che vabbè, ci possono essere anche delle madri meno abili, meno, insomma, c'è un po' di viene detronizzata questa madre onnipresente, che del resto si mangerebbe la donna, quindi una donna potrebbe essere solo madre onnipresente, e si mangia anche i figli a un certo punto, anche il compagno, quindi va bene, insomma, questa cosa qui. Questa. E l'altra cosa straordinaria che io ho notato anche qui, ma avevo notato anche in altri episodi altrove, è la crescita dei nuovi padri. Questa secondo me è una delle scoperte più straordinarie e singolari. Cioè, nel senso che? Nel senso che, allora, faccio qualche passo indietro. Parto da Imola. Imola era la città che in Italia aveva in assoluto il miglior sistema di educazione, cura, assistenza, di infanzia, bambini e bambine, neonati e neonati, di tutta Italia. Era nota anche in Europa per l'asilo nido, le scuole per l'infanzia straordinarie. Allora, a un certo momento l'amministrazione comunale di Imola pensa di chiamare padri, madri e padri ad assistere, come avviene questa faccenda. E si scopre una cosa singolarissima, che le madri vengono e con spontaneità dicono alle maestre: guardi, gli tengo il pancino al caldo perché ha fatto la cacca un po' verdolina, si vede che è così. E i padri invece dicono: alla diarrea non saranno mica carenze affettive. Cioè, da parte dei padri c'era una presenza preoccupata, ma come dire, culturalistica. Da parte delle madri un'esperienza anche più tranquilla e esperienziale. Certo. La novità, questa era una cosa. L'altra cosa era che le donne sapevano che non si può dare, si può dare un neonato in braccio a qualsiasi altra donna, che se proprio non è una scema se la cava. Sa cosa fare. Mentre dare un neonato in braccio a un uomo era sempre rischioso, perché o lo strangolava per paura che gli cascasse di mano, o lo lasciava cascare di mano per paura di strizzarlo troppo. Ed era un'esperienza comune. Allora, la novità è che adesso si vedono passeggiare per le città tranquillamente due o tre maschi giovani che guidano, è vero, la carrozzella, e che hanno evidentemente appresso il biberon, i pannolini per cambiare, e fanno questo con spontaneità e disinvoltura, probabilmente discorrendo di calcio intanto, o di quello che gli pare meglio, di quello che desiderano di più, con una disinvoltura esperienziale che si avvicina a quella delle donne. Quindi questi nuovi padri, secondo me, stanno incubando una mutazione del genere maschile, cioè una cosa che succede una volta, insomma, le mutazioni nella specie umana sono eventi singolari e rari, perché fa sì che i giovani maschi facciano un'esperienza che è nel DNA delle donne, e cioè come si maneggia un corpo umano nudo, fragile, vitale e amato. È l'esperienza che manca alla sessualità maschile, che diventa spesso violenta, perché non so come si fa ad avere un rapporto con un corpo così. E siccome anche quando si fa l'amore il rapporto è quello di corpi nudi che non si difendono, uno magari più fragile dell'altro, sì, ma che non si difendono comunque, che ai quali non vorresti far male. E questa cosa è nuova nella storia del genere maschile nella specie umana. Io credo che sia una cosa strepitosa, straordinaria, quella che chiamo volentieri mutazione, adoperando la parola nel termine nel senso biologico del termine, come un cambiamento del DNA. Spero proprio che succeda. Staremo a vedere. Poi volevo chiederti un'altra cosa. Stamattina, parlando con i ragazzi che erano lì a lavorare con noi dietro le quinte, quindi che sanno occuparsi di elettronica un po' come questi signori che ci stanno riprendendo, si è parlato anche un po' del lavoro e cosa fate, di che cosa vivete, studiate ancora. Cosa pensi di questo momento di transizione da un periodo scolare di studio poi all'arrivare in un mondo del lavoro, della vita futura, una casa futura, dove sarà, come? Questa è una domanda difficile, perché presuppone un'analisi del punto a cui si è. Cioè, certo. Non esiste un rapporto tra preparazione e poi lavoro standard.
cioè, ogni società, ogni fase ha i suoi modi di rapportarsi tra. E quando tutto questo avviene, come sta avvenendo, nel mezzo di una crisi di cui non si dà alcuna definizione, non puoi rispondere. Perché se tu pensi che c'è la, come si dice, c'è la crisi, de che direbbero a Roma? Cos'è in crisi? La crisi è uno tsunami, è un fenomeno naturale. Io sono così vecchia che mi ricordo la crisi del 29, la cosiddetta Grande Depressione. Me lo ricordo perché anche a noi i genitori dicevano c'è la crisi, il bambino Gesù non porta doni quest'anno perché appunto non ci sono soldi. Ho una sorella più piccola di me che quando sentiva parlare la crisi, non capiva la parola, allora diceva c'è la grisa, che vuol dire la grigia nel nostro sì. dialetto. Quindi era una specie di befana, di strega, di donna cattiva che impediva che arrivasse il dono del bambino Gesù. Questa crisi, questa grisa, ha continuato per un bel po' a essere usata nella mia famiglia per dire la crisi. Poi io ho studiato che invece quella lì si chiamava Grande Depressione, era una delle grandi crisi strutturali del capitalismo che adesso si sta ripetendo. Ogni volta che il capitalismo è arrivato a questa fase è uscito dalla crisi attraverso una guerra mondiale, la prima e poi la seconda. Allora, è l'unica fuoriuscita possibile dalla crisi capitalistica? Sarà possibile, sarà stata possibile, ma oggi non è più possibile, perché una terza guerra mondiale atomica non è la fine del capitalismo, è la fine del mondo. Quindi appunto quella strada lì sembra bloccata, se no vuol dire che la follia si è impadronita di tutto l'universo, che la barbarie ha già prevalso. Però bisogna sapere che lottare in queste condizioni è lottare in queste condizioni, cioè nel bel mezzo della crisi strutturale e globale del capitalismo. A questo punto io, se parlo per me, mi riferisco alle riflessioni che ha fatto in proposito Rosa Luxemburg, una grande teorica marxista, generalmente ricordata come una martire perché è stata ammazzata, si è buttata nella Sprea, la sua tomba è un cenotafio, insomma tutte queste robe, un po' il martirologio della sinistra la contempla. Invece lei è stato tutto questo, ma anche una grandissima teorica che ha corretto alcuni errori economici di teoria economica di Marx e ha riflettuto sulla crisi del capitalismo dicendo ci sono le crisi congiunturali del capitalismo, da cui il capitalismo esce allargando i mercati. Per allargare i mercati si inventa l'imperialismo e rimette in moto il meccanismo. Tutto. Quando verrà la crisi non rimediabile? Quando avrà conquistato tutti i mercati e sarà in crisi ugualmente. Non è oggi. Cioè, il capitalismo ha conquistato tutti i mercati del pianeta ed è in crisi ugualmente. O va nella Luna o se no su questo pianeta non può. Quindi vuol dire che questa crisi strutturale non ha soluzione possibile, quindi vuol dire che non si può più fare le riforme. Il riformismo è fuori gioco, è un'inutile perdita di tempo, è una cosa pericolosa. Dice, cosa fai allora? Se assisti viene la barbarie, perché appunto Rosa stessa dice a questo punto, quando cioè il capitalismo è in crisi globale e strutturale, o socialismo o barbarie. E questo è il dilemma che lei pone. Cioè, o tu cambi il sistema, poi lo chiami socialismo, lo chiami come ti pare, adesso sì. Ci metteremo d'accordo come chiamarlo, va bene. Ma se lasci andare la crisi alla sua spontaneità, quello che ne esce è la barbarie. È molto importante questa parola, perché non è una parola economicista. Cioè, lei non dice la disoccupazione, la miseria, come tutti, che anche lei sa che verrà, ma dice qualcosa di più. Viene meno tra le persone la possibilità di relazionare, perché la barbarie, lei sapeva molto bene il greco, l'aveva studiato, era una donna colta, che aveva fatto il liceo classico dei paesi della Mitteleuropa, che era come quello dei paesi latini, neolatini, molto letterario, ma anche molto più scientifico. E lei perciò era una grande naturalista, ma comunque socialismo o barbarie, sapeva che i greci dicevano barbari i popoli di cui non capivano il linguaggio. Cioè, balbuzienti barbari, quindi vuol dire che la barbarie è l'interruzione di relazioni tra le persone. Quindi c'è questa enorme solitudine selvaggia, questa disperazione individuale, tutte queste cose degenerative proprio delle possibili relazioni umane.
Allora, la posta in gioco è questa: socialismo o barbarie, mutamento, alternativa, diciamo così, o barbarie. Tutto quello che tu devi fare è cominciare a costruire l'alternativa. Lei dice, ma come si fa allora a fare la rivoluzione quando il punto è questo? Adesso non vorrei fare una lezione su Rosa Luxemburg perché è una fissa. Beh, ci interessa molto. Vabbè, le persone anziane hanno delle fisse, io sono una vecchiaccia, ce le ho. Sono una vecchiaccia. Cerca di complimenti, sì. No, sì, questo è anche vero. Sì, certo. E li facciamo di cuore. Questo certo, certo. Ma ci tengo a essere vecchiaccia, eh? Ho fondato il club delle vecchiacce. Perciò non dirlo ho neanche. Fondato il club delle vecchiacce, di cui sono la vicepresidente nazionale. Presidente chi è? Il presidente è Mila Spini, una compagna di Firenze, che ha 6 anni più di me, quindi adesso ne ha 95, insomma, come niente. Bene. Ecco. E allora, ho cominciato a dire che sono una vecchiaccia quando hanno cominciato a chiamarmi vecchina, vecchietta. Oh, sì, non è terribile. Nonnina, non lascia passare la signora che è una nonnina. Io ho detto tra me, se avessero detto a Pertini che era un nonnino, un vecchietto, ecco. Allora ho cominciato a dire strega da giovane, da vecchia, vecchiaccia, ecco, almeno vecchiaccia, quindi la ragione è questa. Fatto questo piccolo intervento, intermezzo, diciamo, cercando complimenti, ritorniamo a Rosa e alla rivoluzione. Perché lei dice anche come sarà la rivoluzione, lei era tanto aspettato la rivoluzione del 1905 che doveva scoppiare in Germania e non scoppiò, invece in Germania scoppiò il nazismo un po' di anni dopo. Poi aveva visto la rivoluzione d'ottobre e capito l'aspetto degenerativo che aveva avuto la faccenda della conquista del Palazzo d'Inverno, perché tu conquisti il Palazzo d'Inverno, poi il Palazzo d'Inverno conquista te, tu ti siedi sul trono dello zar, tu Lenin non diventi uno zar, ma tuo figlio Stalin diventa uno zar e siamo da capo. E invece lei pensava che si dovesse trovare un'altra strada. Allora, poco prima che la uccidessero, perché come sapete è stata uccisa da ufficiali prussiani, i famosi Junker, che era una casta di militaristi, i quali erano convinti che la causa della sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale fosse stata lei, e quindi l'hanno uccisa, buttata nella spreia, come avevo già detto. E poco prima di morire lei ha scritto un appunto rapido e non di riflessione, in cui dice: la rivoluzione sarà uno sciopero generale a oltranza nel corso del quale le masse costruiscono la nuova società. Uno legge e dice: era matta, non sapeva quello che diceva. Siccome non era matta, io penso che sia utile riflettere su questa cosa che lei ha scritto per vedere se è possibile capirci, certo, qualche cosa. Non può rimproverarla di non essersi spiegata, perché non ha fatto a tempo, l'hanno ammazzata, punto e basta. Era ancora nel pieno vigore della sua possibilità intellettuale, ma certo, c'è stata tolta purtroppo. Allora, lei ha riflettuto a lungo su cos'è lo sciopero e considerava lo sciopero il massimo di agibilità politica che si può ottenere in un sistema capitalistico, perché tu fai un contratto e con i rapporti di forza che hai ottieni anche il diritto di non rispettarlo, cioè di denunciarlo. È l'unico caso, non sei obbligato a ricorrere alla disobbedienza che riduce l'agibilità politica. Tu disobbedisci, la polizia ti viene addosso, ti viene addosso col consenso popolare, tra l'altro, perché fai delle cose che non dovresti fare. Invece, se scioperi, hai questo diritto. Allora, quando lei dice la rivoluzione sarà uno sciopero, vuol dire sarà un uso massimo possibile, sciopero generale, dell'agibilità politica che tu riesci sempre a contrattare. Quindi dovresti, in tutti i rapporti sociali, cercare di ottenere, non so, gli studenti il diritto di fare assemblee nelle scuole, che è la loro forma, diciamo, di sciopero. I giornalisti il diritto di fare sciopero nelle redazioni, perché viene imposto, per esempio, di censurare le notizie, eccetera. Sempre in questa forma, che mantiene lo sciopero come modello generale, appunto, nel senso che lo fai dovunque sia possibile, a oltranza, nel senso che lo riprendi ogni volta che poi ti devi interrompere per un po' di tempo. Ma la cosa più interessante è quello che le masse, secondo lei, dovrebbero fare durante questa agibilità politica ottenuta. Io introdurrei una sola correzione, direi i soggetti, perché le masse oggi sono una cosa un po' di destra, sostanzialmente. E poi i soggetti sono una novità, ma non importa, manteniamo pure anche la sua formula. Lei dice,
mentre ottengono l'uso di questa massima agibilità possibile durante la fase durante il sistema capitalistico, costruiscono una nuova società. Tanto costruiscono, fanno, cioè c'è una prassi diretta, e non dice il nuovo Stato, ma la nuova società, che è importantissima perché vuol dire che comincia già il deperimento dello Stato, che come sappiamo era anche per Marx una delle fasi attraverso le quali più avvicinavi al comunismo, che è una gestione sociale generalizzata dei rapporti tra le persone, sia di carattere economico che sociale, che affettivo, che eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lei non punta allo Stato, ma alla società. Per esempio, il fatto che in questo momento in Italia, in mezzo a disastri generali innominabili, ci sia però un grande risveglio, anche confuso, anche non ordinato, non approfondito, a macchia di leopardo, della società, come si dice, le cose che vengono dal basso, è un segno straordinario, merita di essere analizzato con attenzione, con affetto, voglio dire, non cercando certo. di fare tutti stupidi, tutti grillini, tutti che non sanno cosa dicono, ecco appunto, per dire. Allora, costruiscono una nuova società, costruiscono, vuol dire che fanno delle cose. Allora, quando io dico che le comuni sessantottine erano un nuovo modo di stare insieme, per esempio in una fase della propria vita, ragazzi e ragazze, eccetera, eccetera, quando dico che tutto il problema della casa, che è stato analizzato per esempio da un'antropologa bergamasca che si chiama, mi verrà in mente come si chiama, la signora Rosangela Pesenti, domando scusa, che dice cos'è l'abitazione, cioè questo luogo insieme di intimità e di socializzazione. Quando vedo le nostre case, che sono tutte case disposte all'ospitalità, anche a essere attraversate da varie vicende, dico che questo è un'altra novità, un'altra innovazione, perché sennò le case abitualmente sono delle fortezze, cioè, lì tutti chiusi con una quantità di catenacci che se per caso scoppia un incendio non fai tempo a uscire assolutamente, sei prigioniera della tua abitazione. Guai se qualcuno sposta un oggetto, guai se qualcuno stacca qualcosa. E quindi questa cosa vuol dire che c'è un'alternativa dell'abitare. Il premio Adelmi è un'alternativa dell'insegnare, perché incomincia a dire che gli alfabeti che si imparano sono pochi, leggere, scrivere, far di conto, bisogna imparare a fare fotografie, a danzare, ballare, cantare, dipingere, modellare la creta, di tutto. Questo che stiamo facendo sono nuovi linguaggi, insomma, che esprimono, di quali tutti e tutte possono imparare gli alfabeti, non che tutti possono diventare Einstein. Tutti devono dire. Ma bisogna che tutti e tutte sappiano leggere tutti gli alfabeti, che cos'è un quadro, che cos'è una foto, che cos'è una musica e così. Insomma. E a questo proposito mi viene in mente una cosa che abbiamo visto stamattina di quella scuola, credo che sia l'Istituto Sraffa. La loro performance è incominciata con tutti i ragazzi che invadono il palco coi giornali e leggono tutto, e poi si passa da questa forma di conoscenza diretta a una conoscenza tipo internet, per cui lo spettacolo era intitolato Quotidiani e Meridiani. Sì. Via internet vai a conoscere e puoi stare lungo tutti i meridiani del mondo. E lì si andava a voler dire che la conoscenza è alla base di molte cose. Sì, cioè, io sono convinta che in questo momento la cultura, l'esperienza conoscitiva, è uno degli aspetti della pre-rivoluzione, non so come dire, che la mutazione culturale è importantissima, perché c'è questa cosa che bisogna riconoscere, che nel modo di produzione industriale, il modo di produzione capitalista non è stato ancora mai superato da nessuna parte. La Cina, che si dice paese comunista, adopera il modo di produzione capitalistico industriale. In più, il modo di produzione capitalistico industriale è onnivoro, cerca di mangiare tutto. Per esempio, quando tu dici che l'ospedale è un'azienda, è ovvio che un medico può ammazzare può operare un morto per fare profitto, perché le aziende devono fare profitto, certo. È ovvio, viene da solo. Quando tu dici che le settimane bianche devono essere
la scuola diventa una succursale dell'industria turistica e viene invasa dal modo di produzione capitalistico-industriale. Certo. Allora, devi cominciare a vedere se non ci sono altri modi del lavoro umano. Ecco, ti avrei chiesto, secondo te come andrà il mondo del lavoro in Italia? Questo non lo so, ma io spero che venga avanti questa cosa che chiamo in un libro recente che ho scritto. Che si intitola? Si intitola A furor di popolo, ma insomma, per intanto il popolo leggeremo. Va bene. Lo legge, ma insomma per intanto non furoreggia ancora, diciamo. Comunque, lì comincio a parlare di quella che chiamo economia della riproduzione. Perché accanto all'economia della produzione di merci, nella quale finora nessuno ha superato il modo di produzione capitalistico, questo bisogna riconoscerlo, ma vale per la produzione di merci standardizzate, dove appunto la standardizzazione è importante, che tutte le scarpe numero 36 siano pari, uguali, va benissimo, la fantasia lì non servirebbe, ci faccio le scarpe un po' più larghe, un po' più strette, vabbè, non fai delle scarpe vendibili sul mercato, perfetto. Ma tutti i lavori della riproduzione non sono regolabili né dalla standardizzazione né dal profitto. Quali sono i lavori della riproduzione? Torniamo alla maternità, perché il primo lavoro della riproduzione è la riproduzione biologica della specie. Questo è un lavoro. Dice, ma è la cosa più meravigliosa del mondo. Beh, ma è un lavoro comunque. Prova a domandare a una donna se non è un lavoro mettere al mondo un bambino. Certo. Lo è. No? Ed è un lavoro che però non produce profitto, se no sarebbe lecito vendere i figli per farne profitto. Allora, tu puoi vendere un bambino, ma è un reato, non è profitto. La riproduzione biologica della specie è un lavoro che non produce profitto, produce la riproduzione della specie. Poi c'è la riproduzione domestica, che è quella di stare insieme in poche persone o tante, insomma un piccolo gruppo umano, dove tu sperimenti l'essere maschio, l'essere femmina, l'essere più giovane, l'essere più vecchio, bambino, nonno, nonna, eccetera. E poi c'è la riproduzione sociale, che è quella di scuola, sanità, pubblica amministrazione, servizi, tutti che non possono essere regolati dal profitto. Regoli la scuola col profitto. Cosa fai? Paghi di più i professori che bocciano di più o quelli che bocciano di meno? È insensato. Se applichi la legge del profitto alla sanità, abbiamo già visto cosa succede, che i medici operano i morti per poter avere delle parcelle. Lo stesso vale per i servizi sociali. Cosa chiedi a una scuola per l'infanzia, a un asilo nido, che producano profitto? È insensato. Allora, questo tipo di economia è regolabile solo dalla volontà politica. Se tu vuoi, se tu vuoi essere una società dove si vive bene, allora devi dire, a noi interessa di più che tutti imparino, che vadano a scuola il più a lungo possibile, piuttosto che avere l'INPS in pareggio. Così finalmente lascerai che le persone vadano in pensione presto e se la vita umana si prolunga, prolunghiamo la fase della formazione, non quella del lavoro. Tutto questo può anche comportare livelli di consumo di merci più modesti. Ma in effetti sarebbe anche meglio, perché siamo tutti soffocati dalle merci certo, inutili certo che ci deve mutarle. Quindi, secondo me, è un discorso che si potrebbe anche cominciare a fare. Io trovo che sia abbastanza convincente. Certo, non probabilmente se pronunciato dall'alto di un palco in un comizio, perché penso anche che la comunicazione politica dovrebbe diventare più circoscritta, coinvolgente, di piccoli gruppi che si mettono in relazione, che fanno delle cose, insomma. Io sono molto vecchia, non vedrò la fine di questo processo, però siccome sono molto affezionata alla vita cerco di campare ecco, ancora. Ecco, cerchiamo di stare via. No, io non ho nessunissima voglia di andarmene, sono proprio molto contenta di stare qui finché è possibile. Mi diverto anche, non mi è mai piaciuto il militante che nel 68 chiamavamo militonto, veramente. No, era molto... Il militante, mi sacrifico, ma perché te? Punto. Ma c'è bisogno di andare a cercare i sacrifici, ti vengono addosso lo stesso, quindi non cercarli. Invece è molto importante dire... Gioia e Rivoluzione, il primo gruppo a cui io mi sono iscritta nel 68 si chiamava Gioia e Rivoluzione, meno male, perché questa faccenda che l'attività politica è per forza
diciamo, punitiva, ti suscita poi la voglia di Sì. vendicarti, dice, mi sono tanto sacrificato che adesso che ho il potere mi faccio a fette tutti quanti. Non voglio assolutamente una cosa di questo genere, quindi continuo volentieri a stare al mondo, a fare attività politica in questo modo, cercando anche di divertirmi. Fino adesso ci sono anche riuscita.